Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master K. Io sono il Master K e il vostro ospite su questo canale. Anche quest'anno, a luglio, io sarò in ferie, quindi i video che vedrete sono poi registrati perché a luglio fa caldo. Già l'anno scorso ho approfittato della pausa estiva per fare una rubrica un attimo diversa sul canale che parla di modellismo e quest'anno la riprendo. Solo che, a differenza dell'anno scorso, in cui ho parlato di modellismo a sé stante, fatto vedere come si realizzano gli elementi scenici per i giochi di strategia, quest'anno andiamo a integrare le due cose e parleremo sì di modellismo, ma vedremo come il modellismo può aiutarvi anche a essere dungeon master migliori o comunque a rendere migliori le vostre quest. Nella fattispecie, quest'anno andiamo a parlare della mappa di campagna. La mappa di campagna è fondamentalmente una griglia quadrettata su cui è rappresentato il territorio all'interno del quale si svolgono le avventure dei personaggi. La mappa non deve necessariamente essere su una griglia, ma normalmente si fa in modo che la mappa sia su una griglia esagonale, perché rende più facile calcolare le distanze di movimento e rende immediatamente ovvia qual è la dimensione relativa degli oggetti, uno tra l'altro, quanto è grande una valle, quanto è larga la città. Il fatto è che se la visione dall'alto della mappa dà una buona idea di quale sia la distanza, di quale sia la larghezza della mappa, diciamo così, rende difficile a volte calcolare l'altezza. Io adesso sto preparando una campagna che avverrà nel mondo reale, mettiamola così, e nella fattispecie proprio nel posto dove vivo io, il Canavese, sarebbe la parte più a nord del Piemonte, per chi non è della zona. E ovviamente noi siamo una zona particolarmente montagnosa, quindi rendere su una mappa piatta la differenza di altezza che c'è tra il fondo delle valli e la cima dei monti sarebbe stato abbastanza complicato, avrei potuto mandare in confusione i giocatori. Da master, dato che il mio compito, come sarà poi il vostro, è fare in modo che i giocatori abbiano meno problemi possibili nell'intraprendere le loro quest, ho optato per l'alternativa di realizzare una mappa di campagna direttamente tridimensionale. E durante questo mese di luglio vi farò vedere passo passo come ho fatto nel caso vogliate realizzarla anche voi. Partiamo subito con questa settimana con la preparazione teorica e andremo a vedere come realizzare una mappa sul computer prima di tutto. Per realizzare la mappa in questo primo video io utilizzerò GIMP. GIMP è un software di elaborazione delle immagini che potete scaricare gratuitamente da internet. In realtà quale software utilizzate è del tutto indifferente. La suite Adobe ha il suo elaboratore grafico, ci sono altri programmi, alcuni gratuiti, altri a pagamento. Se avete abbastanza occhio e la mano ferma, magari anche solo il Paint di Windows vi potrebbe bastare. Diciamo che io sono abituato a usare GIMP, quindi per questo primo video utilizzerò questo. Ora, vi serviranno fondamentalmente due elementi. Il primo è un foglio con una quadrettatura esagoni. Anche questo lo trovate su internet, cercate scacchiera, foglio esagonale, qualunque cosa ne troverete a dozzine. E ovviamente vi servirà anche una mappa della zona che dovete andare a disegnare. Ora, in questo caso io ho preso una mappa molto semplificata. Questo è il Canavese, è la zona dove io abito e la zona che devo ricavare nella cartina. Ovviamente, se vedete, il foglio a esagoni è sottodimensionato
rispetto al disegno che bisogna fare, e se andassimo ad allargarlo gli esagoni sgranerebbero, in più esagoni troppo grossi farebbero perdere di dettaglio al territorio. In realtà, in linea di massima, più esagoni ci sono meglio è, più la zona risulterà dettagliata. In realtà dipende anche molto dal livello di dettaglio che voi volete utilizzare. Comunque, questo problema si ovvia facilmente, semplicemente prendete il foglio, dimensionatelo in modo che gli esagoni siano abbastanza grossi per quello che dovete fare, poi spostatelo da una parte e, almeno nel caso di GIMP, duplica livello, vi crea un nuovo foglio, spostatelo in modo che gli esagoni siano contigui gli uni con gli altri. Visualizza, zoom, diciamo il 200%, come vi dicevo, canavese. Vediamo di sistemare gli esagoni in modo che formino una griglia regolare. Di nuovo, duplica livello, altro foglio, andate a regolarlo. Non è indispensabile che gli esagoni siano perfettamente precisi. Fatelo finché non avete riempito tutta la mappa. Ora, ovviamente è un lavoro lungo, non stiamo a farlo adesso, io l'ho già fatto. Tutta la zona della mappa che interessa è coperta agli esagoni. Naturalmente però questi fogli vanno a coprire il disegno, quindi tecnicamente non servirebbe a niente. Come fare in questo caso? Almeno nel caso di GIMP, assicuratevi che il foglio abbia un livello alfa, il livello che rende le immagini trasparenti, questo qua ce l'ha, e poi strumenti, scolori, colore ad alfa. In questo caso tutte le parti che erano bianche sono diventate trasparenti e rimangono solamente il bordo grigio degli scacchi. Selezione, togliamo la selezione, rimettete la mappa visualizzata e come vedete ora tutti i bordi, tutta la zona è ricoperta dalla scacchiera. Ovviamente però questa scacchettatura va sia a coprire le scritte e in più non è necessariamente detto che vi servano tutte le immagini. Qui per esempio sono riportate tutte le città del Canavese, anche tutti i fiumi. Magari non vi servono, a me per esempio non servono perché parte della geografia dovrò per forza andare a cambiarla. In più, ovviamente, non è detto che i bordi dell'immagine seguano effettivamente i bordi degli esagoni che voi avete tracciato. In questo caso prendete un pennello, rendetelo delle dimensioni, normalmente 4-5 pixel, anche di più per il bordo, diciamo 10 pixel dovrebbero andare bene, sempre verde, che è lo stesso colore che è già usato per i margini della mappa. Ingrandiamolo di nuovo un po'. Ora, potreste andare a disegnare direttamente qua sopra, in realtà non conviene. Conviene fare un nuovo livello. Come colore dategli trasparenza, in modo che il livello sia invisibile. E poi, tenendo selezionato questo livello, andatevi a tracciare il bordo della mappa come vi interessa. In realtà non cercate di ricopiare precisamente il bordo che già è presente,
ma cercate di fare un nuovo bordo in modo che passi attraverso gli esagoni che voi avete tracciato. Questo renderà la mappa più squadrata, ma la renderà molto più semplice da leggere una volta che avete finito di farla. Farlo su un livello a sé stante, principalmente perché in questo modo, prima di tutto, se sbagliate qualcosa non rischiate di rovinare. In più, nel caso doveste leggere qualcosa, potete visualizzare o non visualizzare il livello. Andate avanti finché non avete finito di fare tutto il bordo o comunque di riportarvi tutte le informazioni che ritenete di dover riportare dalla mappa reale alla griglia esagonale che voi state disegnando. Ora, ovviamente non stiamo a disegnare tutto, io questo l'ho già fatto, un esempio per farvi vedere. Andiamo a prendere direttamente il file che ho già realizzato. Come vedete qua ho riportato tutti i bordi della mappa, ho anche riportato questa zona rosa e la serra morenica che circonda una parte del Canavese che sarà importante nella quest su cui devo ambientare questa mappa. E ho anche segnato in verde scuro le valli, le zone, fondamentalmente le zone del terreno più basso, e queste righe marroni rappresentano la cima delle montagne, in modo da avere poi un riferimento che mi permetterà di calcolare l'altitudine delle varie zone. Lavorando su vari livelli è possibile anche avere delle immagini più dettagliate, per esempio questa è un'immagine molto più dettagliata rispetto a quella su cui stavamo lavorando prima, perché comprende anche, al di là delle altitudini, dà anche le strade, le linee, la linea ferroviaria, tra l'altro riporta il confine della zona di parco nazionale che c'è nel Canavese. Il Canavese comprende anche una parte del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Naturalmente per altre cose è meglio avere una mappa più semplicistica. Più mappe trovate nella zona che dovete andare a disegnare, meglio è. Ovviamente ricordatevi di fare in modo che siano della stessa scala quando andrete a lavorarci, perché se prendete una mappa che sia molto più grande o molto più piccola rischia poi di sballarvi le misurazioni. In più, lavorando in questo modo, si possono visualizzare semplicemente le informazioni di cui si hanno bisogno. Io per esempio qua posso dire che voglio vedere soltanto la mappa e le sue varie rilievi, le montagne, le zone, le valli. Però per esempio potrei voler visualizzare i fiumi, potrei visualizzare la rete stradale, potrebbe non interessarmi affatto i fiumi ma voler visualizzare soltanto la rete stradale. Più dettagli, più definizioni date sulla mappa meglio è. Ovviamente non vi servirà stampare tutto, alcune cose potete consegnarle ai giocatori semplicemente come file e saranno poi loro andarsi a vedere le cose. Non servirà per fare la mappa generale della campagna. Comunque, una volta che avete ottenuto l'immagine con i confini del territorio e i rilievi orografici, cioè quali saranno le caselle che contengono le zone più alte e quali saranno le caselle che conterranno le zone più basse, avete tutto quello che vi serve e potete andare a stampare. Una volta che avete realizzato la mappa sul computer, non vi resta altro che fare che stamparla. Io qua ne ho stampate diverse copie perché mi serviranno per diverse cose, tra cui ricordatevi sempre di stampare almeno un paio di copie da dare ai vostri giocatori per segnare quello che a loro interessa e
per pasticciare quando cominceranno a elaborare le loro imprese e cominceranno a decidere in quale parte andare a esplorare e cosa no. Tenetevene sempre una copia, diciamo, la bella per voi, per avere un punto di riferimento costante e se è possibile questa non pasticciatevela. E poi tenete un'altra copia per voi su cui voi andrete a segnare quello che a voi interessa, la posizione dei dungeon, la posizione dei PNG importanti, possibili percorsi. Anche solo guardare la mappa potrebbe darvi delle idee per le quest. Tecnicamente, una volta realizzata la mappa, il vostro lavoro potrebbe essere già bello che è finito. Avete fatto una mappa. Sulla mappa, come si è visto, potete andare a segnare varie cose. Potete anche consegnare direttamente il file ai vostri giocatori, in modo che siano loro a andarselo a rielaborare magari sul computer. È comunque meglio avere una copia cartacea da buttare sul tavolo perché è molto più veloce andare a segnare le cose lì. Però dipende quanto sono tecnologici i vostri giocatori, mettiamola così. Per questo video è tutto. Nel prossimo video andremo a vedere come cominciare a realizzare in maniera vera e propria la mappa tridimensionale. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e scrivete un commento. Fatemi sapere anche cosa usate voi per creare le vostre mappe, se le disegnate al computer, se le disegnate al mano e perché vi comportate così. Se non volete perdervi gli altri video, iscrivetevi e schiacciate il tastino della campanella per ricevere le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.